Buonasera e ben ritrovati a Frull Economy. Puntata di questa sera è intitolata Il Friuli che pedala, quindi evidentemente dedicata al cicloturismo e alle ciclovie. Abbiamo diversi ospiti, quindi non perderei tempo, partirei subito con le presentazioni. Abbiamo qui con noi il cicloturista friulano Andrea Perini. Buonasera Perini. Grazie. Buonasera. Poi abbiamo anche Aldo Daici, presidente dell'UTI Gemonese. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo ben tre imprenditori. Allora, la prima è Cecilia Buzzi dell'hotel La Baita di Malborghetto. Buonasera Buonasera. Buzzi. Al suo fianco il manager della Turismo 85, agenzia di viaggi, Marco Floreani. Sì, buonasera a tutti. E poi dall'altra parte invece del nostro parterre abbiamo anche Pierluigi Mattiussi dell'hotel Patriarchi di Aquileia. Buonasera a tutti. Completa il quadro, last but not least, Alice Venaruzzo, responsabile prodotto bike e turismo attivo di Promoturismo FVG. Buonasera Venaruzzo. Buonasera. Buonasera. Partirei subito per introdurre alcune delle tematiche legate al cicloturismo con il servizio di Rossano Cattivello, direttore del Friuli, e poi di nuovo qui a Friuli Economy a commentarlo tutto assieme con i nostri molteplici ospiti. È un mezzo di trasporto che senza dubbio fa bene alla salute. Inoltre, riduce l'impatto degli inquinanti sull'ambiente. Ma le due ruote possono portare benefici anche all'economia. Il cicloturismo in Europa vale 44 miliardi di euro. Ed è un giro d'affari in costante aumento. Frontrunner di questo settore sono certamente Germania e Francia, ma anche il bel paese potrebbe non essere da meno. Basti pensare che il valore potenziale del cicloturismo in Italia è stimabile in circa 3 miliardi e 200 milioni all'anno. Solo in tempi recenti, però, si è pensato di investire sulle infrastrutture. Nella legge di stabilità 2016 sono stati stanziati 97 milioni di euro spalmati su 3 anni per sviluppare il sistema nazionale di ciclovie turistiche e il governo ha firmato accordi con 8 regioni, non la nostra, a cui comunque qualche briciola arriverà per la direttrice Trieste-Lignano-Venezia grazie al protocollo d'intesa tra Roma e il Veneto. Il Friuli però non è affatto all'anno zero. La sua dote principale è rappresentata dalla ciclovia Alpe-Adria, quella che sta conquistando sempre più turisti del centro Europa, affascinati da poter percorrere, peraltro in discesa, una pista dagli scorci panoramici che va dalla montagna al mare. A questo tracciato però mancano le strutture di servizio, posti letto, ristori, musei, tutto a misura di bicicletta. Ed è proprio questo contorno che può generare posti di lavoro e reddito per il territorio. Come di consueto l'inchiesta di Rossano Cattivello, chiederei subito a il buon Floreani. Come tour operator, voi ricevete delle richieste per venire a fare cicloturismo in Friuli Venezia Giulia e quali potrebbero essere le prospettive se, come diceva appunto Cattivello, ci fosse, diciamo così, un pacchetto di servizi a fianco della ciclovia Alpe Adria maggiore? Ma sì, sicuramente riceviamo delle richieste. Non sono tantissime in verità, perché ancora siamo così in una fase embrionale, dobbiamo ancora capire come sviluppare bene questa attività. Abbiamo avuto parecchi gruppi dall'Inghilterra, addirittura dal Giappone, ma diciamo che austriaci, tedeschi e anche olandesi preferiscono fare un po' per conto loro, per cui si organizzano con dei tour operator che sono situati chiaramente nelle loro città e poi organizzano il viaggio venendo qui da noi, telefonando negli alberghi, organizzandosi un po', anche perché probabilmente hanno fatto delle vacanze in Italia e hanno capito un po' il nostro territorio ed è per questo che poi così riescono ad organizzare un viaggio, un pacchetto per gruppi. Ecco, Floriani, se diciamo così si sviluppasse ulteriormente. E se si sviluppassero i servizi ulteriormente sulla ciclovia, a che volumi d'affari si potrebbe arrivare come tour operator di questo genere di prodotto, secondo lei? Se l'è mai domandato e quale potrebbe essere l'obiettivo a livello annuale? Perché Cattivello parlava di 44 miliardi che vale in tutta Europa al cicloturismo. In Friuli Venezia Giulia come tour operator a quanto si potrebbe arrivare? Ma io credo che un aumento sicuramente nei prossimi anni di un 25-30% potrebbe essere plausibile, perché si è fatto qualcosa. E chiaramente noi non possiamo aspettare di avere nuovi alberghi, nuove strutture. Noi dobbiamo anche lavorare nell'immediato, per cui dobbiamo creare nell'immediato qualcosa che possa funzionare, possa attirare i nostri turisti Turisti, da tutta certo. Europa. Io sono stato domenica scorsa, ero in Trentino a fare c'era il Bike Day, cioè una giornata aperta. Sono molto intelligente in Trentino perché sono riusciti a creare una sinergia tale tra i comuni dell'Alta Badia,
e per poter far venire appunto ed occupare tutti i loro alberghi turisti, cicloturisti da tutta Europa, da tutto il mondo addirittura. Facendo cosa? Riuscendo a bloccare dei circuiti di 50-60 km. Domenica ad esempio era chiuso dal Campolongo al Passo Falzargo, il Valparola e tornando giù alla Villa fino a Corvara, tutto quel circuito lì era chiuso completamente con vigili, polizia che chiudeva tutte le strade di accesso, per cui c'erano solo ciclisti. Saremmo stati circa 25.000, che è quindi un'attenzione particolare, dando, voglio dire, la possibilità di essere protagonisti assoluti. Ecco. Direi di più, scusa se ti interrompo, dobbiamo creare la cultura del cicloturismo, cioè quel senso di libertà e di passione per questa attività, che deve essere anche condivisa un po' da tutti, anche da chi probabilmente adesso non va in bicicletta, ma che può e deve pensare che questo tipo di attività possa portare dei benefici anche a lui, che ha un'attività magari commerciale, che ha bar, ristoranti, alberghi, eccetera. Ecco, è proprio su questo punto che volevo chiedere anche a Mattiussi e a Buzzi quanto incide in percentuale il cicloturismo sul vostro fatturato. Partirei da Mattiussi dell'Hotel Patriarchi di Palmanova, di Aquileia e poi dopo anche con la Buzzi dell'Hotel La Baita di Malborghetto. Sì, allora, più che di fatturato io parlerei di presenza alberghiere. La nostra struttura, che è una piccola struttura, noi abbiamo circa 22 camere. In una stagione abbiamo occupate circa 400 stanze da questo cicloturismo, quindi se vogliamo a una media di due persone, due occupanti per camera, viaggiamo attorno al 16% della nostra presenza alberghiera. E attendere a quanto potreste arrivare se ci fosse un ulteriore aumento magari legato... Così in percentuale possiamo, io credo che sia facile raggiungere ancora un più 10% solo magari pubblicizzando e magari dando maggiori servizi a quelli che sono i cicloturisti. Magari cercare di creare delle agenzie per creare l'incoming, no? Che secondo me, cioè personalmente, è quello che manca nella nostra zona. Noi collaboriamo da circa 10 anni con dei tour operator che però hanno delle sedi in Veneto. Noi abbiamo la fortuna di confinare con paesi come l'Austria e la Slovenia, che li vedo molto affini a questo e molto sensibili anche al cicloturismo proprio. Ecco. Quindi sì, basterebbe poco. Ecco. Sì. E Buzzi, invece, per quanto riguarda lei, quanto incide il cicloturismo in percentuale sul vostro fatturato e a quanto potrebbe arrivare con un ulteriore miglioramento dei servizi? Ogni anno vediamo un aumento di questo cicloturismo e penso che aumenterà ancora di più perché è in forte espansione. Mi stanno dicendo dei clienti che non hanno mai visto tanti ciclisti come quest'anno sulla pista ciclabile. Solamente che le problematiche, noi siamo proprio vicini ai confini tra Austria e Slovenia, le problematiche noi le risentiamo parecchio perché i nostri paesi offrono molto di più, come lei ha detto, offrono il museo, offrono la chiesa, offrono il negozietto, però dovrebbero essere segnalate al ciclista in modo che lui potesse proprio beneficiarne di questo. Vediamo appunto questo, con l'ausilio del cicloturista Andrea Perini, e per gradire già di partire col filmato, vediamo intanto che cosa si ritrovano i cicloturisti quando arrivano a Tarvisio e poi vediamo se ce la facciamo anche con Camporosso. Partiamo da Tarvisio, così i nostri telespettatori vedono in diretta con noi. Prego, sì, Perini. Qui si arriva a Tarvisio ed è il biglietto da visita dell'Italia. Chiunque passa per Tarvisio vede questo, che è la vecchia stazione di Tarvisio, deserta e abbandonata. Sullo sfondo c'è la chiesetta parrocchiale, la torretta. Tutti si fermano qui a fare una foto, si guardano in giro, sono contenti. Sarebbe bello che questa pensilina della stazione, che adesso appunto è derelitta e così allo sbando, eccola qua, vedete la foto, invece fosse popolata di gente con un bel bicchiere in mano, una fetta di anguria data splendidamente a tutti e magari un punto di informazione che poi appunto chiunque arriva lì sa e lì riceve la piantina, l'indicazione che poi si può andare a Malborghetto, alle Malghe di Ugovizza, in Val Bartolo, ovunque, invece adesso guardi lì, questo è. Il paradosso è che il governo sta stanziando dei fondi proprio per mettere a disposizione di giovani imprenditori meno 40 questi siti gratis, utilizzo 9 anni più 9 anni, presentando un progetto, un'idea, eccetera, e tra l'altro mi pare che ci sono i bandi che scadono proprio qui a fine giugno, quindi sarei anche curioso di sapere se qualcuno ha pensato, proposto qualcosa di questo genere,
perché secondo me sarebbe assolutamente da fare, no? È una questione anche di civiltà, di accoglienza, voglio dire, uno arriva lì, almeno i servizi, francamente, io mi aspetterei di trovarli, ecco, no? Poi appunto volevo chiedere al collega qui che ha progettato, ha contribuito a progettare tutta questa cosa, noi abbiamo, come dire, fatto un'autostrada, ma non abbiamo pensato alle stazioni di servizio, e che mi pare come progettazione, insomma, sia una carenza. Altra cosa è che lì c'è naturalmente un fiume di gente, il fiume va verso il mare, come tutti i fiumi normalmente fecondano la valle dove scorrono, tra l'altro una valle sventurata, no? È quella più spopolata di tutto il Friuli, sì, certo. E quindi lì è un'occasione incredibile di riscatto, e sfruttiamola, no? Ecco, chiederei alla Venaruzzo che cosa ha pensato di fare Promoturismo FUG per promuovere la ciclovia e che cosa bisogna attendersi anche nei progetti futuri per aiutare ancora più turisti a venire qua e magari migliorare anche i servizi, quindi non la parte della pista che di per sé ormai è completata, dopo vedremo anche con DAICI i lavori che sono stati fatti e l'elenco che ha anche mandato l'ingegner Bono della regione, però che cosa bisogna fare in futuro anche rispetto alle indicazioni che ad esempio aveva dato prima Perini come cicloturista, ecco. Sì, dunque per quanto riguarda il lavoro che noi svolgiamo in Promoturismo FVG e che già in stadio molto avanzato, ovviamente noi ci occupiamo di tutta la parte di promozione e di comunicazione della ciclovia, oltre a fare azioni di formazione, comunque di sensibilizzazione nei confronti del tessuto imprenditoriale del territorio, quindi degli operatori. Per quanto riguarda la parte promozionale, ovviamente siamo impegnati in tutta una serie di attività che vanno dal realizzare le cosiddette borse del turismo, quindi l'anno scorso abbiamo realizzato, lo scorso giugno, quindi proprio un anno fa, il BAI FVG, abbiamo invitato più di 100 operatori da parte provenienti da tutto il mondo, più alcuni giornalisti a conoscere la nostra terra, quindi vengono realizzati diversi tour, tutti esperienziali, tutti focalizzati appunto su quelle che sono le attitudini poi del singolo operatore durante appunto questi tour non soltanto vengono mostrate le bellezze e le risorse presenti sul territorio ma anche gli operatori, quindi comunque vengono portati a dormire nelle strutture ricettive che fanno parte comunque dei nostri club di prodotto e fra un attimo le spiegherò di che cosa si tratta e poi anche i giornalisti che poi scrivono nei loro rispettivi paesi per quelli che sono ad esempio le testate specialistiche del settore del turismo piuttosto che ancora più specialistiche di cicloturismo per quanto riguarda il prodotto bike. Ma per quanto riguardava quello che diceva Perini, a chi bisogna chiedere, come bisogna fare per migliorare quello che è il biglietto da visita di Tarvisio, dopo vedremo anche Campo Rosso eppure anche la situazione di Aquileia, cioè quanto secondo voi è importante anche migliorare quel genere di situazioni lì legate anche appunto ai servizi, quindi anche all'imprenditorialità, visto che ci sono anche i fondi? Indubbiamente è necessario sviluppare i servizi di accoglienza perché il cicloturista è una tipologia di turista estremamente esigente, quindi ha bisogno di avere servizi specifici che noi ad esempio per quanto riguarda i bike hotels del Friuli Venezia Giulia, che è, diciamo, sono il brand di hotel per cicloturisti con i quali noi ci presentiamo sul mercato, sono servizi che noi richiediamo ad esempio nel regolamento, quindi per quanto riguarda le strutture ricettive, ad esempio la disponibilità di stanze chiuse e sicure dove mettere le biciclette, perché molto spesso si tratta di biciclette di valore, la disponibilità a fare delle colazioni rinforzate, anticipate, la disponibilità a lavare i panni, farglieli trovare asciutti, piegati, stirati il giorno dopo, quindi preparare pasti speciali, anche perché comunque molto spesso il cicloturista è molto attento alla sua alimentazione. Però stiamo parlando in termini generali, perché in realtà il target del cicloturista è un target estremamente complesso e variegato. Adesso noi stiamo parlando di ciclovia Alpe Adria, quindi parliamo di cicloturista che fa itinerari di lunga percorrenza e ha come motivo di viaggio sicuramente il movimento, lo sport, il benessere, ma anche scoprire il territorio, andare alla ricerca dei musei, scoprire le città, assaggiare i prodotti tipici. Poi c'è il ciclista sportivo che può essere praticante mountain bike piuttosto che bici da strada, di cui parlava prima Marco. Florian, sì. Quindi di fatto stiamo parlando di un mercato estremamente complesso, estremamente variegato, ognuno con delle peculiarità e per il quale bisogna comunque attrezzarsi in maniera opportuna. Sicuramente l'implementazione dei servizi deve essere una priorità e su questo fare leva sul tessuto imprenditoriale diventa comunque fondamentale perché
sono proprio gli imprenditori, gli operatori presenti sul territorio che fanno la differenza quando si tratta di servizi. Quindi secondo lei in definitiva Venaruzzo, ad esempio lì a Tarvisio dovrebbe essere iniziativa privata secondo lei a mettere a posto quella stazione? Beh, se come dice appunto e come so anch'io le stazioni sono state messe a disposizione da parte dello Stato di imprenditori che si fanno avanti, assolutamente sì. Bene, dobbiamo adesso andare in pubblicità, ci fermiamo un attimo, breve pausa con Friuli Economy, poi torniamo con questa puntata dedicata al cicloturismo e alla ciclovia Alpe Adria. Puntata di Friuli Economy dedicata al cicloturismo. Allora abbiamo ricevuto dalla regione, in particolar modo dall'ingegner Bonu, tutto un elenco di lavori ultimati nel 2016 realizzati sulla ciclovia Alpe Adria. Alcuni sono sicuramente molto importanti, come il tronco Resiuta Moggio, stazione appaltante l'ex comunità montana Orauti, costo 1.400.000 euro. E poi anche il tronco del ponte di Braulins su Osoppo e Buia, la stazione appaltante il comune di Osoppo, e il costo è di 350.000 euro. Abbiamo qui con noi il presidente dell'UTI Gemonese Daici, quindi gli chiederemo diciamo così un commento sul lavoro fatto della tronco Resiuta Moggio, che cosa ha comportato e se poi anche può chiarire quello che è diciamo così il quesito aperto che ha lasciato Perini, su cui torneremo, di a chi competono i servizi nelle prossimità delle ciclovie. Sì, allora ci sono a mio modo di vedere diverse cose da sottolineare. La prima è che fondamentalmente stiamo arrivando un po' in ritardo su questo fenomeno delle piste ciclabili, però perché forse all'inizio nessuno ci credeva, però noi dobbiamo ancora realizzare le dorsali, e per dorsali intendo le vie principali di cicloturismo in regione. Quindi chiaramente la principale è la Salisburgo-Grado, quindi Tarvisio-Grado, che ancora è in completamento. Noi abbiamo diciamo, iniziata la provincia dalla parte della Val Canale, poi noi come comunità montana siamo arrivati a Resiuta, adesso abbiamo inaugurato questo tronco. Stiamo vedendo infatti le immagini questo, di inaugurazione. Questo tronco, qui siamo sì, a Pontebba in partenza, siamo passati per la stazione di Chiusaforte, siamo arrivati poi a Resiuta. Ringraziamo la regione che ci ha fornito le immagini. Sì, lì c'è la più lunga galleria di circa un chilometro, quindi a livello di progettazione abbiamo dovuto fare molta attenzione sulla illuminazione di queste gallerie. E inoltre abbiamo realizzato un sottopassaggio per andare dalla stazione di Moggio a Moggio stessa, superando nel sottopassaggio la statale 13 e la Pontebana. Quindi diciamo noi la Alpe Adria si arriva praticamente da Tarvisio fino a Moggio, quindi manca il pezzo Moggio-Venzone che è in progetto adesso da parte della regione, sì. Stanno facendo 2017-2018 e sarà realizzato il prossimo anno. Noi come comunità montana Orauti abbiamo realizzato con soldi propri, quindi un mutuo proprio da comunità montana, e già l'anno scorso, due anni fa, il pezzo Venzone-Gemona, quindi praticamente ci manca questo pezzo intermedio. Dopodiché c'è un piano di sviluppo ulteriore che da Gemona deve andare verso Cividale attraverso Artegna e Tarcento e poi anche Tricesmo, e l'altra progettazione che è da Gemona a Pinzano, perché c'è anche il tema di arrivare fino a Gemona, cioè portiamo i turisti, è stato detto da Floriani prima, sono tedeschi, sono austriaci, la grande massa, questi arrivano da soli, poi noi dobbiamo offrire un sistema di diramazione, di vie principali, questo dobbiamo ancora fare, quindi questo è l'obiettivo primario. I servizi, qua ci vuole anche un po' di imprenditoria privata, faccio l'esempio della stazione di Chiusaforte, che è una cooperativa, sono partiti 3 o 4 anni fa, sono arrivati ad avere 6 dipendenti. Quest'anno hanno già fatto il fatturato il doppio di quello dell'anno scorso in questi mesi qua. Noi abbiamo conteggiato già quest'anno, noi abbiamo dei punti di rilevazione, fatto dei sensori, uno ad Ogna e uno a Ponte di Muro, abbiamo circa calcolato 30.000 passaggi, l'anno scorso sono stati 70.000 in tutta la quindi questi passaggi hanno bisogno di servizi, come è stato detto, però qui bisogna anche che ci sia un po' di imprenditoria privata, che significa stazioni di riparazione delle biciclette, stazioni di fornitura dei ricambi. Ma la stazione di Tarvisio che abbiamo visto la prima, stazione di Tarvisio, chi è che deve metterla a posto? Beh, la stazione per esempio, se faccio la stazione di Tarvisio, sì, attenzione che il pubblico non può, diciamo, potrebbe anche impegnare
sprecare soldi o risorse in queste stazioni, poi però deve essere data in gestione e quindi si tratta di un esempio che ancora non c'è in Friuli, perché l'esempio, ripeto, della stazione di Chiusaforte è diverso. A Malborghetto, a Ugovizza c'è, sono passato l'altro giorno in bicicletta, faccio il cicloturismo anch'io, mi sembra che era chiusa perché il comune ha indetto una gara per la gestione, non so, quindi però diciamo attenzione che già le piste ciclabili per realizzare costano delle somme non irrilevanti, quindi diciamo ancora c'è l'obiettivo primario di farle queste piste, dopo insomma, i servizi sarà il secondo obiettivo, perché altrimenti ci vuole un po' di imprenditoria privata, di start-up, ci possono essere che la regione possa diciamo sponsorizzare anche attraverso noi in montagna, abbiamo i GAL che sono per esempio a Ponteba c'è Open Leader che può veicolare certi bandi sulle start-up come ha fatto in passato, diciamo per mettere su stazioni di riparazioni o di noleggio e segnalo come esempio che la settimana scorsa a Venzone, che è un centro nevralgico di questa Alpe Adria, è stato aperto un nuovo agriturismo su questa spinta. Due giorni fa l'albergatore di Gemona mi ha scritto una lettera dicendo che stanno arrivando 80-100 persone, gruppi di 80-100 persone, che quindi lui si è organizzato con un'officina, un deposito, eccetera, eccetera, e ci ha dato dei consigli. Anche l'hotel in stazione Carnia, c'è un hotel famoso che si sta organizzando in questo senso. Quindi voglio dire che ci sono queste iniziative. Chiaramente bisogna sempre fare di più, però lo sforzo primario che ancora dobbiamo fare è il completamento. Vedo la Venaruzzo che annuisce, e abbiamo qui anche altri imprenditori, quindi chiederei alla Buzzi: voi che cosa avete fatto per venire in aiuto dei cicloturisti e che cosa invece pensa che dovreste ancora sviluppare come servizi, che cosa dovete fare ancora nella zona di Malborghetto? Sicuramente ci siamo, noi come nostro hotel ci siamo allargati per quanto riguarda gli orari, ossia non abbiamo orario per niente, né per la colazione, né per il pranzo, né per la cena. Tutti possono venire, non dico nelle 24 ore, ma per buonissima parte della giornata. Quello che invece ci mancano sono le segnaletiche, perché a Malborghetto non sono ancora state fatte e tutti gli operatori ne soffrono. Abbiamo un bellissimo palazzo veneziano, abbiamo una bellissima chiesa da poter visitare, un negozietto di alimentari, allora, dove si può trovare tutto. Allora, sulla segnaletica ci sono due tipi. Noi siamo impegnati, come sempre come ex comunità montana, però diciamo lo stiamo facendo noi, abbiamo a mettere le segnaletiche verso la pista. Le segnaletiche invece che mostrano le risorse dei singoli comuni, ci deve essere, penso io, l'ente locale, il comune che organizza queste segnalazioni, perché è quello che conosce le proprie risorse, che sia il museo, che sia la chiesa, che sia una. Ma voi avete chiesto al comune di Malborghetto, Buzzi? Chiesto al comune di Malborghetto, che ancora non è stato, diciamo, fatto questa nostra richiesta, non è stata portata avanti. Ma anche la tabellazione per arrivare alla pista manca da noi. Questo a Malborghetto, è compito nostro. Perché io devo quasi accompagnare per mano, sì, il ciclista, sì, sì, fino alla, sì, partenza, sì, perché non la trova, è un po' nascosta. Quindi lì ci vorrebbe veramente una tabellina da mettere. E quindi lì Daici è l'UTI che dovrebbe farlo? Sì, diciamo che noi, che la Regione ci ha dato lo scorso anno una certa somma per, diciamo, alla vecchia comunità montana, quindi l'abbiamo ereditata noi adesso come UTI del Gemonese, perché l'ufficio tecnico che ha progettato questi lavori diciamo è a Gemona. E quindi praticamente abbiamo delle risorse economiche che c'è un progetto in corso per fare per portare la segnaletica non dentro la pista che non serve, ma all'esterno della pista per indicare tutte le entrate e l'uscita della. Ma Perini, lei non la vede ancora convinto, però? No, beh, allora, cioè lei che può rappresentare il cicloturista medio friulano. Diamo merito assolutamente alla realizzazione dell'opera, la famosa dorsale, che penso sia bellissima, che può giocarsela con qualunque altra qui nelle vicinanze. È la migliore d'Europa, è stata detta. E quindi sotto quel profilo, giudicato. E anche parlando lì con i cicloturisti che si incontra per strada, non sento che parlare bene, quindi sotto questo profilo, appunto, tutti si lamentano però un po' per la segnaletica, che non sempre è precisa, scarsa, specie nella base. Uscendo, entrando da Udine, Pradamano, lì c'è gente che si perde, si trova sulla statale, però insomma sono cose a mio avviso abbastanza facilmente migliorabili.
No, al progettista appunto dico, mi sembra strano che nel momento in cui si progetta un'opera del valore di milioni non si pensi che ci vuole anche un servizio, cioè voglio dire abbiamo 100.000 persone che vanno avanti e indietro e non si può pensare che la fanno tutti nel bosco. No? Ecco, vediamo Camporrosso ad esempio. Scusate se lo dico così. Ma aspettando la risposta di Dai ci chiederei se la regia può mettere le immagini della stazione di Camporrosso che danno un'idea di questo spazio vuoto dove immagino Perini volesse indicare di mettere alcuni servizi, vediamo appunto, sì, appunto il campo abbiamo... aperto. Daici lì, appunto, chi dovrebbe mettere i servizi, cosa bisognerebbe fare? No, ma soprattutto semplicemente fare un prato, perché deve restare così incolto? No, qui c'è un problema non è solo la costruzione che è stata fatta in gran parte, c'è anche un problema di manutenzione che non abbiamo affrontato. E poi ci sono i problemi di servizi. Allora, oggi come oggi, tutte queste opere sono state finanziate dalla regione, fondamentalmente, o dalla provincia, quando è. Quindi sono stati impiegati i soldi pubblici. Ripeto, è chiaro che prendere una stazione, portarla in sicurezza, o acquistarla da RFI, o metterla in posizione da RFI, mettere lì ci sono... vale come risorsa economica quasi quanto un tratto di pista ciclabile. È chiaro che sarà il futuro, qui dobbiamo arrivarci, ma io personalmente sono impegnato a completare l'opera primaria, prima che fare i servizi dove nel tronco che c'è. Perché qual è il problema? Che se non le facciamo in un certi tempi, quelle strutture lì poi sono solo da buttare giù, perché se ne vanno. Cioè il degrado di quelle strutture lì abbandonate è già abbastanza elevato. Possiamo vedere anche Aquileia mentre Floriani parla. Se non riusciamo a recuperarli in tempo utile per poterci fare qualcosa, chiaramente è un patrimonio che forse perdiamo per sempre. Ecco, questo. Ecco, io direi che forse lì bisognerebbe trovare un accordo con la proprietà, che chiaramente sono le ferrovie, ferrovie dello Stato, eccetera. Un accordo sistemico, perché non si può lasciare la singola piccola. E proporre una vendita all'asta partendo da prezzi molto bassi. Le danno in uso gratuito per 9 anni. Ma forse quelle per 9 anni sono pochi, perché 9 anni un imprenditore, se deve fare degli interventi importanti, non riesce ad ammortizzarli. No? E li faccia la regione, no? Cioè, voglio dire, mettiamo dei giovani nella condizione di allora, c'è un problema di risorse. Certo. Allora, io ho parlato prima del proseguo dell'Alpe Adria, da Gemona verso Tarcento. Scusa, guardate qua, no? Qua siamo a Aquileia. Sì. Perché dobbiamo passare in mezzo ai bidoni delle spazzature lì con la basilica dietro, parcheggio polveroso? Forse era questa la struttura che intendeva Floriani. Questa è una delle strutture che andrebbe... Facciamo un prato. Bellissima sta qua. Perché... Facciamo un prato, mettiamo una siepe... Quella cosa lì, non mi dirà che ci vogliono miliardi per sistemarla, no? Dai. Io ero a disagio quando ho portato giù proprio un gruppo di giapponesi, una quindicina di giapponesi, perché lì mi sono trovato a passare per dietro, cioè, e non entrare nel clou della bellezza. Patrimonio dell'UNESCO. Esatto. Però c'è anche un altro, così, sulle brutture siamo d'accordo, che è meglio, magari anche c'è la stazione di Donia, che è una brutura, certo. È meglio abbatterla, però i servizi potrebbero essere dati dai paesi attraversati, perché c'è un'uscita dalle nostre ciclabili a 500 metri, a un chilometro, c'è un paese, c'è un centro con negozio, eccetera, bisognerebbe portarli lì piuttosto che costruire servizi tagliando fuori i paesi. Può essere un'idea anche quella, certo. C'è tutto. C'è tutto, che entrino nei paesi. C'è tutto, questo è vero, ci sono i paesi, c'è tutto, specie nella bassa ci sono i paesi, c'è quello che fa il pesce, c'è tutto. Io dico però che certi luoghi, cult, come Aquileia, non possono semplicemente essere lasciati in quel livello di degrado. E voglio dire, lì non occorre avere chissà che inventiva, basta fare un prato, mettere una siepe e 4 oleandri, ma copriamo queste brutture, cioè non esaltiamo la grande brutezza. Ecco, lei che cosa ne pensa, Mattiusi, lei che è un imprenditore. Se posso un attimino... fare una critica su quello che è appena stato detto, diciamo che quello che abbiamo visto non è l'ingresso di Aquileia, perché la pista ciclabile si entra ad Aquileia dietro il foro romano. Questa qui è solo la stazione che purtroppo adesso è stata dichiarata tra l'altro inagibile. La pista della Basilica si vede questo. Sì, ma se arriva proprio la pista ciclabile viene intersecata dalla strada che porta sull'ex porto fluviale, dietro al cimitero degli eroi. Quella stazione che noi abbiamo visto prima è la stazione da cui è partito il Milite Ignoto, dopodiché è stata chiusa per anni e adesso le ferrovie dello Stato l'hanno dichiarata inagibile. Quindi sì, ok, noi vediamo questa immagine, sembra una schifezza, c'era anche fino a poco tempo fa il capannone della Bocciofila, che per fortuna l'hanno abbattuto perché era pericolosissimo,
Però non è questo il nostro biglietto da visita, quindi non facciamo vedere quello che non c'è. No, noi di entriamo da qui, lei ha dietro il Foro Romano. Passa, quindi sì. Partito anche il 1500 è un qualcosa di emozionale, che forse andava magari... Sì, certo, bisognerebbe curare un attimino quello che è adesso il contorno, però non è che entriamo lì, perché sennò passa l'immagine che da qui lei arrivi dietro a... Forse è andata valorizzata prima questa stazione, capito? Ecco. Cioè non arrivare al punto di degrado tale. Su questo, anche se non voglio entrare troppo nel merito di chi deve gestire le stazioni e chi le deve restaurare, perché non è comunque un tipo di analisi di mia competenza. Questa immagine qua, eccolo lì, l'ingresso di Aquilei è proprio dietro al foro, quindi dietro al colonnato. Però effettivamente quello che io noto, e forse eccedo in positività, però io noto invece un tessuto imprenditoriale che è molto reattivo a questo nuovo mercato che si sta facendo strada in regione, e posso dire che per quello che è il mio ruolo, vedo che ci sono moltissimi operatori virtuosi che stanno cercando di imparare e di fare sempre meglio per cercare di dare ai cicloturisti i servizi di cui hanno bisogno. Tanto più che prima accennavo al club di prodotto bike, il club di prodotto è uno strumento di marketing che sostanzialmente serve a mettere in rete strutture ricettive, ma anche altri servizi che erogano appunto servizi specifici per un certo target. Nel caso del cicloturismo, il club di prodotto bike in questo momento sta raccogliendo 45 quasi 50 strutture in tutta la regione, strutture che sono estremamente interessate a servire questo mercato e vogliono imparare, vogliono capire che cosa devono offrire ai cicloturisti affinché tornino, affinché comunque stiano bene, affinché passino la parola e facciano venire altre persone. Poi c'è da dire una cosa, l'88% dei movimenti di cicloturismo dalla Germania, che è il nostro segmento principale, sono turisti individuali, quindi soltanto una piccolissima percentuale si affida alle cure di un tour operator o di un'agenzia di viaggi, si organizzano tutti il viaggio da soli. Ecco che in quest'ottica il nascere di nuovi servizi o comunque di servizi sempre più competenti diventa fondamentale, e secondo me questo noi lo possiamo trovare soltanto nel bacino degli imprenditori privati. Ecco, Matiusi, il Patriarchi fa parte del questo gruppo di prodotto? Allora, noi purtroppo non siamo riusciti ancora ad aderire a quello che è il club di prodotto della regione. Come mai? Avevamo aderito noi a quello che era il club di prodotto della provincia. Diciamo che l'unico vincolo che ancora non ci permette di aderire a questo club di prodotto è la soglia per entrarne a far parte, in quanto è molto elevata, secondo noi, come struttura, sì, come azienda, perché ci sono delle richieste ben specifiche, quali dei rimessaggi per le biciclette, delle strutture chiuse per mettere via le biciclette, per metterle in sicurezza. Ovviamente i momenti sono quello che sono, quindi sì. Prima di fare degli investimenti così importanti, uno un attimino deve valutare se ne vale la pena. Ovvio, dopo, come vi dicevo prima, noi siamo circa 10 anni che collaboriamo con questi tour operator, stiamo vedendo che comunque il cicloturismo è in crescita, è nostro interesse arrivare lì, no? Quindi la nostra struttura, infatti, non so, può dare un servizio basilare come può essere la lavanderia express, perché ti consegnano i panni la sera pronti per l'indomani mattina. Noi forniamo anche un servizio di recupero dei ciclisti, perché ovviamente questi ciclisti che vengono da tutta Europa e non solo, sono di tutte le fasce d'età. Allora, abbiamo interrotto un attimo Matiusi e lancerei un attimo l'ultimo blocco pubblicitario, poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy e cerchiamo di chiudere con una certa sintesi quelle che sono le prospettive del cicloturismo e a chi toccherà mettere a posto queste benedette stazioni dei servizi e via discorrendo. Abbiamo parlato di cicloturismo questa sera qui a Friuli Economy. Perini, alla fine, lei quando scenderà giù da Tarvisio, che cosa farà? Si deve rassegnare a quello che c'è? Lei ha capito qualcosa di tutto quello che abbiamo detto? No, ho capito, ma no, che c'è tutta un'imprenditoria molto fiorente che si dà da fare, per l'amor di Dio, ma quello che io dico è che ci vorrebbe, al di là di questo che c'è ed è molto valido e sta crescendo perché i numeri anche confortano questo, no? Comunque un piano un po' più sistemico, no? Perché giustamente il Baici qua ricorda, stiamo concentrati sulla dorsale, è vero, è il punto di partenza, però noi anche vendiamo un prodotto, il nostro prodotto è la bellezza, e la bellezza va esaltata, non svilita. E quindi nei posti dove magari appunto ristrutturare le stazioni sarà costoso, sarà difficile, non lo so, bisognerà fare la lotta con le ferrovie, so che la cooperativa di
Chiusaforte in lotta con le ferrovie perché vorrebbe attivare due stanze al piano superiore, sì. Non gliele fanno fare. Ma non si può lasciare il singolo piccolo così contro la burocrazia, cioè deve essere un fatto sistemico, no? E questo non costa, qui è una questione di volontà e di capacità politica, come anche quello di fare un prato dove c'è adesso Sterpaglia e l'accidente suo. Ecco, no? ma lì la soluzione, Floriani, potrebbe essere che ogni imprenditore metta a posto quello che ha di fronte a sé? Allora, lo Stato e chiaramente la Regione in questo caso deve fare la sua parte sicuramente. Forse può fare anche da intermediario con le ferrovie dello Stato, cioè creare un link che possa permettere magari un imprenditore voglioso che abbia capacità e che abbia idee e un progetto di poter realizzare quello che ha in mente, aiutandolo, giustamente come diceva Perini, sconfiggendo la burocrazia, perché quello è il grosso problema. La burocrazia, la lunghezza, passano i tempi, costruiscono altre cose nel frattempo, ci sono altre idee. Se noi siamo invece puntuali, precisi e diamo una mano per sconfiggere questo male, questo tumore che è la burocrazia, forse un imprenditore dice, beh, insomma, se mi danno una mano a quel punto di vista lì, la mia parte io la faccio, e creo un'azienda, creo un'attività che può essere interessante e anche da un punto di vista economico produttiva. A tal proposito, questi punti che io segnalavo a Aquileia, a Camporosso, questi posti qua, sono dei luoghi dove, a parte... Chiedo alla regia se può magari tornare appunto su questi luoghi segnalati. Sì, a parte intercettare il naturale passaggio e quello va bene, e dare un'assistenza, un servizio, eccetera, no, ma possono essere degli hub proprio per lanciare delle attività collaterali, no? Cioè voglio dire, lì piazzi le mountain bike, gli accidenti suoi, da Aquileia ci sarebbero tantissime famiglie probabilmente che noleggerebbero la bicicletta da lì per andare fino a Grado e tornare indietro. Non lo possono fare con le proprie perché Daci, non la vedo però convinta. No, che cos'è, no, che non la convinta? No, ci sono, ripeto, i problemi ci sono a diversi livelli. Io sono d'accordo che grandi investimenti strutturali spettano al pubblico e quindi alla regione. Se dobbiamo riprendere una stazione e rimetterla a posto, chi tira queste risorse sono solo della regione. Però poi ci sono i livelli, diciamo, più bassi, quindi sono la manutenzione di queste piste, gli sfalci, e questo deve essere un ente, visto che le piste sono sovracomunali perché passano diversi territori, l'ente più corretto a farlo sono le unioni territoriali o le aggregazioni dei comuni. Però poi spetta al singolo comune interessarsi di utilizzare questa risorsa che gli viene portata davanti alla porta di casa e collegare a questa risorsa tutto le sue specifiche caratteristiche locali, quindi segnaletica del comune, tenere a posto la siepe, mettere i fiori, quella roba lì, cioè ognuno deve fare la sua cosa a diversi livelli. Ecco, mi sembra chiarissima la filiera gerarchica che lei ha detto, Daci. La proposta di Floriani era se anche gli imprenditori concorressero a questo. Lei, non so, Matiuzzi o Buzzi, la vedete fattibile che ognuno sfalci una parte o rimetta a posto, oppure secondo voi no? Prego. Ecco, a mio parere sì, nel senso che a parole così tra di noi è fattibile ed è realizzabile, fin da adesso possiamo andare a tagliare l'erba, dopodiché quando dobbiamo andare a scontrarci con la burocrazia sappiamo tutti che non funziona così, no? Ci vogliono permessi, ci vogliono assicurazioni e ci vuole anche l'autorizzazione a farlo. E personalmente, da ciò che ho visto io fino al 2016, la pista, il tratto che andava da Palmanova a Grado comunque era mantenuto come un gioiello. Adesso dico la verità, da un paio di mesi e dall'anno scorso, anzi, vediamo che comunque lo sfalcio dell'erba è già diventata una cosa complicata. Si voglia pensare all'abolizione delle province, il passaggio alle regioni, si vuole vedere un attimino che non ci sono i fondi. Il rischio più grande secondo me è che perderemo di nuovo un'infrastruttura come la pista ciclabile, magari per la cattiva manutenzione. Quindi io dico, la dorsale ce l'abbiamo già, che è quella che è stata fatta fino adesso, l'Alpe Adria. Adesso, secondo me, è il momento un attimino di investire per il decoro, per l'ornamento di questa dorsale. Però quello è un mio parere personale. Ecco. Ma è lei Buzzi a Malborghetto? Non sono d'accordo, cioè nel nostro comune è diverso, ci teniamo molto e il tratto che riguarda il comune di Malborghetto è molto ben tenuto. Addirittura nel bando in cui è data gestione la vecchia stazione c'era anche proprio la manutenzione compresa,
Quindi l'incarico di tenere pulito, di mettere i fiori, tenere pulito e ordinato. E così dovrebbe essere fatto anche dalle altre parti. Una settimana fa, quindi confermo. Sì, sì, quindi il nostro tratto è veramente un gioiello. Sì, ma questi sono esempi virtuosi, dico semplicemente moltiplichiamoli, no? Sono certo. Riusciti a farli lì e li fanno a chiusa forte, ma al Borghetto facciamolo anche da altre parti. Ovunque si possa, adesso non chiediamo miracoli, è ovvio, no? Però nel momento in cui si progetta un'opera di questo genere, non è solo, come dire, il testo, ma è anche il contesto, come in tutti i messaggi, quindi il famoso landscaping, la cura di tutto il contorno, anche quando si fa un impianto industriale in mezzo al deserto, poi ci chiedono di fare l'aiuolo e piantare la palma, no? E così si deve fare lì, insomma. Qual è la sua posizione, Venaruzzo? Siamo davvero in chiusura? Come Beh, ovviamente io occupandomi di turismo devo lavorare con quello che c'è, quindi il mio ruolo è quello di veicolare sul mercato il prodotto che c'è, che ovviamente non può essere gestito da noi, perché occupandoci di turismo, pur dialogando con servizi e infrastrutture della regione, pur dialogando comunque con i vari organi, ognuno per le proprie competenze, però effettivamente noi non possiamo operare per quanto riguarda l'implementazione dei servizi infrastrutturali o per la manutenzione della ciclovia Alpe Adria. La mia posizione è che sicuramente ognuno deve fare il proprio lavoro, ognuno ha un ruolo nella buona riuscita, insomma, di questo lavoro e nel perseguire l'obiettivo, che è sicuramente quello di far crescere il cicloturismo. La nostra regione ha un altissimo potenziale, c'è un'intera rete infrastrutturale che aspetta di essere sviluppato, parlavamo proprio delle dorsali, noi ne abbiamo numerose. In questo momento come Promoturismo FVG stiamo lavorando per valorizzare da un punto di vista turistico, quindi promozionale, comunicazione, e per far conoscere il nostro territorio ai cicloturisti, anche attraverso tutta una serie di azioni su quella che è la progettazione europea. E ad esempio per quanto riguarda proprio la ciclovia Alpe Adria, stiamo lavorando insieme al Servizio Infrastrutture, insieme ai partner austriaci, insieme al Consorzio Tarvisiano sul progetto BikeNut, che punta all'implementazione di alcuni servizi lungo proprio l'asse della ciclovia. Non sono ovviamente incluse le stazioni di cui parlavamo. Che però forse prima o poi bisognerà tenere conto, ma abbiamo capito che è alquanto collegato. Adesso siamo davvero in chiusura, io ringrazio gli ospiti che ho avuto questa sera qua. Molto brevemente, se siete d'accordo, possiamo anche ridarci appuntamento a fine luglio per fare una puntata 2.0, adesso davvero abbiamo sforato ogni tempistica. Ringrazio gli ospiti, ringrazio anche il regista Buttazzoni e Caramaschi e Modotto che mi hanno dato una mano, e ci vediamo fra una settimana qui di nuovo in diretta a Friuli Economy. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera. Grazie mille.